Miles Johnston, intervistato da Emiliano Babilonia durante l'evento organizzato dagli Antifrequenze chiamato Amore e Frequenze. Buonasera a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, stiamo intervistando una persona molto importante questa sera. Miles Johnston. E la prima domanda che io gli farò è proprio sul controllo mentale, sul sistema MK-Ultra, e ovviamente abbiamo un traduttore simultaneo e io poi sentirò attraverso il traduttore ovviamente la risposta del nostro ospite. Che cosa ne pensa del mind control in Italia? What do you think about mind control in Italy? Mind control, there have been many ways of controlling the population's mind. What they're doing is they are simply technologicalizing it. They're using technology instead of burning people at the stake and torturing people. What is last thing that you said? Instead of burning people at the stake or on the fire or torturing them, They are now using technology. Allora, ci sono, il mind control può essere esplorato in molte maniere diverse e non è soltanto una questione di mettere le persone su qualche cosa che brucia o di farle soffrire in maniera diretta, è qualcosa di più sottile, più subdolo. So this is nothing new. Dictators or governments have always chosen a way to control the people whenever they need to. Ecco, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole, è un modo come un altro che i governi hanno sempre utilizzato per controllare la gente. Nowadays they need the population with more education, they must think more, so they have to change the way they control the population. Al giorno d'oggi la popolazione è cambiata, è cresciuta e quindi anche questi nuovi metodi si devono adeguare e devono andare al tempo della modernità. Therefore there are new technologies and new names. One of those names is MK Ultra. Perciò ci sono nuove tecnologie, nuovi approcci e uno di queste tipologie nuove si chiama MK Ultra. And these are developed as clever technologies to trick and train your mind to obey a higher controlling force. Questa si tratta di una tecnologia molto evoluta che è in grado di far obbedire le persone e controllarle. Nowadays, because we are dealing with a higher level of technology, they must give the technology to us so we get familiar with it, so then we can be controlled by it. E lo stratagemma al giorno d'oggi è di nello stesso tempo fornirci una tecnologia che poi essa stessa funziona da controllo per noi stessi. This is called, in today's language, targeted individual. Questo è chiamato target individual, cioè noi stessi siamo il bersaglio di questa operazione. And those targets are finding they have implants inside their heads. They also have what's called voice to skull. They hear voices from somebody else. Addirittura questa tecnologia è arrivata a portare degli impianti fisici all'interno della stessa testa e a produrre proprio delle voci dentro la testa. Voices inside the skull, yeah. V2K it's called. V2K is the acronymous. Yeah, it is a way of saying voice to skull. Voice to skull. E quindi loro riescono addirittura a, come se uno avesse una radio impiantata nel cervello proprio. Allora il mind control attraverso i sistemi audio impiantati all'interno del cervello di una persona, lei che tipo di tecnologia pensa che viene utilizzata? Una tecnologia satellitare, un sistema HARP, un sistema MOS o una rete globale di interazione neurale? So, how is the way in which they can control and make
working these devices into people. They are using ARP, they are using microwaves, satellites, especially designed for this. How can they implement this technology? There are two ways that they're implementing it. One is using digital transmission, which mimic the brain waves themselves. Ci sono diversi modi. Uno è di utilizzare delle trasmissioni digitali in cui loro mimano un sistema di trasmissione che è simile a quello del funzionamento del cervello. Secondly, by placing implants into people, it allows them to connect directly inside the brain itself. Poi con gli impianti che loro mettono direttamente nel cervello riescono a interagire direttamente con le reti con il cervello, con le reti neurali. So they then want to invade our minds with technology. This technology is improving, but now they don't really need implants. Adesso la tecnologia è arrivata anche a un livello che non necessitano per forza degli implanti. They don't need completely to really need it anymore. Effettivamente non hanno nemmeno bisogno di farli questi impianti. But he asked also how they reach people. How with You must understand that computer technology is a consciousness device. Bisogna capire che è una tecnologia, sono degli impianti che interagiscono con la coscienza. So they are training the software, the technology, to access our consciousness, our perception. Quindi loro stanno sviluppando un vero e proprio software che interagisca con la nostra coscienza. When you play a video game, one of the tests on how you can play the game is the game lets you win. Then it studies how you perform, and then it makes it win. And then it starts getting into your consciousness. Loro sono a uno stadio continuo di sperimentazione nel quale comprendono in che modo noi riusciamo a vincere, per esempio con un videogioco, e capiscono in base a quali noi vinciamo, quali sono i modi in cui noi funzioniamo. Non so se mi sono spiegato. You can do this with a letter. You write a letter with words. You read the words and pictures come in your mind as to what you are saying. The computer does it much quicker and much more effective. But a simple letter can still do the job because you visualize in your mind and you see in your head. Se prendiamo una lettera e scriviamo delle parole, leggendo quelle parole subito ci verranno delle immagini. Il computer fa una cosa di questo tipo, ma ancora più velocemente, e questo è il processo nel quale questo meccanismo viene messo in atto. So, by using these as a consciousness weapon, our consciousness can engage the consciousness of the artificial intelligence. Then you are living in a world of an artificial intelligence. Some people think that has already happened, that we are in a matrix. Quindi noi possiamo essere attratti da questo meccanismo. What did you say about computer? Sorry. The computer accesses your consciousness by making you visualize things and saying things. Okay. So it then brings you into its consciousness level. An example of this is when people wear Google glasses, they play the video game and they become an avatar in the game. There is a plan to replace all of us with avatars within the next 30 years. Ok, si tratta di portarci in uno stato sempre più avanzato di virtualizzazione, come per esempio quando noi ci troviamo a interagire con un computer con la maschera di Google, lo schermo virtuale che ti fa giocare e ti fa sembrare di stare in una realtà virtuale, e c'è proprio un piano che ci porterebbe nei prossimi 30 anni a diventare tutti in questa realtà virtuale con un avatar, con
with Project Puppet Master, which was announced in the late 1990s by British Telecom. The plan was to put nanobots into your head to record every electrical impulse you ever thought in your life. C'era addirittura negli anni 90 un piano in British Telecom, dalla British Telecom, di impiantare una specie di scatola nel cervello per poter for monitoring the thoughts, to monitoring the thoughts, all the electrical activity of the brain. Ah, per vedere proprio quale fosse l'attività cerebrale e poterla monitorare e quindi poi controllarla, penso. But then they understand that the brain is not our consciousness, we exist outside the brain. Ma hanno fatto la grande scoperta che il cervello non è la sede della nostra coscienza, la coscienza è al di fuori del cervello, è non locale. So the computers start to evolve into multiple dimensions and join with us at a conscious level. Allora a questo punto hanno cominciato a sviluppare dei computer che vanno oltre la terza dimensione, che sono multidimensionali, imitando di più il nostro cervello. For instance, there is a new company in Belfast, and they chose Belfast for very important reasons, that the way to join this company is your ability to join in a video game. Ah, so, così hanno sviluppato, c'è un'azienda a Belfast che sta sviluppando questa nuova tecnologia e il modo per entrare in questa società di Belfast è curiosamente dato dalla partecipazione a un video game, that you have to win to enter. Yes. Che bisogna vincere in questo. It's not a case of winning, it's a case of how you engage with the game. So if you engage with the game successfully in the computer, then they know you can work with the consciousness of the computer, and that is what they want. Se vinci il videogame, puoi entrare nella società e lavorare per loro perché sanno che puoi partecipare a questa cosa. And this company is. Its task with this company is group mind of all computers. Thousands and thousands of computers will all obey one in single instruction. Ed è strutturata in un modo che ci sono una rete di migliaia e migliaia di computer che obbediscono just a one, a un solo computer. One controls all. Un computer controlla tutto. But what they are going to do is get the computer to control all of us. So we act in a hive mind controlled by the computer consciousness. E il loro passo successivo è di far sì che questo computer con una rete analoga controlli anche noi. And then the move is in 2045, you can look this up, 2045.com, they wish to replace all our consciousness into the computer consciousness. There will no longer be any need for flesh and blood human beings or any other life on this planet. This is a website? Yes, it is a public statement. Ecco, se andate a vedere questo sito 2045.com si parla proprio di questo progetto di con questo computer sostituire praticamente l'umanità e comandarla con questa rete di computer. This will mean that the Earth will no longer have any physical life anymore, and this will return the Earth to the original life here called the Jinn, who only live as energy. E questo porterebbe la Terra al suo stato primordiale dove c'era solo energia, dove non c'erano, diciamo, corpi pieni, without bodies, lying bodies, living bodies. This is their plan, and this is what is happening if we do not wake up and stop it. Questo è il loro piano e lo metteranno in atto se noi non ci svegliamo, non ci diamo da fare. There are those who think that the human body is very clumsy, it requires too much energy, but that is because the predator has downgraded our abilities and DNA to two strands rather than three. If we returned human beings back, then everything would be better.
Questo perché noi siamo diventati molto meno forti rispetto a quello che eravamo. Prima avevamo 3 eliche di DNA, adesso ce ne abbiamo solo 2, e se noi non riprendiamo il nostro potere, il predatore, the predator, ci sovrasterà. So we must understand what the predator is and take action, but we can only take action once. So we must fully understand what we are dealing with. You never attack an enemy unless you know you will win and you know exactly what you are dealing with. If you do attack the enemy before that, they will take you out. Così dobbiamo assolutamente conoscere esattamente chi è il nostro predatore e quando sarà il momento per attaccarlo e chi noi siamo veramente, altrimenti quando se faremo una mossa sbagliata senza essere pronti perderemo. So we must be very careful who the enemy is. What we think is the enemy could be a camouflage for something else. So we attack over here when we need to attack over there. So this is a very dangerous game, but we must wake up and learn, otherwise we, one way or another, are facing extinction. È molto importante sapere che il predatore è difficile da saper riconoscere e vedere chi è esattamente. Bisogna saperlo riconoscere perché lui si camuffa in mezzo a... Noi dobbiamo essere in grado di colpire quando siamo veramente sicuri, altrimenti finiremo nell'estinzione. One of the last things which Max Spears said to his mother was, we face imminent extinction. We must wake up, learn, understand, take action. Una delle cose che ha detto Max Spears prima di morire alla madre è che noi siamo sull'orlo dell'estinzione e che ci dobbiamo brigare, i tempi sono stretti. And the next generation of children must face this within 10 years. E la prossima generazione di nati dovrà fronteggiare questa situazione nel giro di 10 anni. And in England they are already training the children to be afraid of a fake alien threat. E in Inghilterra stanno già insegnando ai ragazzini che potrebbe arrivare una finta invasione nell'arco in 10 years. Yes. Nel giro di 10 anni. Roughly 10 years. Circa in 10 anni. Starting from now. It is called the Alien Pod Program, where children at English schools go to school and a fake alien pod has crash landed in the school. Loro mettono su quasi come una specie di esercitazione in cui vanno a scuola e c'è la possibilità che arrivi proprio una finta invasione in Inghilterra. The teachers and the police, there are police there, and fake scientists, they all know it is pretend. But these small children think it is real because they are trusting their adult teachers. They are told not to tell their parents. Ah, la cosa interessante è che ai bambini fanno credere che questa cosa sia assolutamente reale, di non dirla ai genitori, quando invece tutti quanti scienziati, even teachers, gli insegnanti, eccetera, sanno che invece è un'esercitazione ancora per il momento. The children come home and they are terrified to tell their parents. We only know this because they told their grandparents. Not their mummy and daddy, but their grandpappy. Just to grandparents. Yes. E loro possono soltanto raccontare questa cosa, pur essendo terrorizzati, solo ai loro nonni e nonne, ma non ai genitori diretti. So very simply, obviously they are training our children to expect some terrible thing to happen within maybe 10 years. And this will be a fake alien landing. Quindi è evidente che stanno esercitando la popolazione a un evento che si potrebbe realizzare nel giro di 10 anni. Che cosa ne pensa della tecnologia che potrebbe far diventare le persone dei manciuriani, dei Manchurian Candidate, attraverso questo controllo mentale o attraverso queste
massonerie deviate o attraverso il nuovo ordine mondiale. What do you think about this technology that can become that can make people a Manchurian candidate? E poi che scusa, tu hai detto il nuovo ordine mondiale o le forze armate di tutto il mondo possono utilizzare questa tecnologia per creare attentati, per creare dei Manchurian candidate, per creare assassini radiopilotati. Che cosa ne pensa lei di questo, di questa tecnologia, di questo sistema? And that this technology can be used also above all by government and intelligences. Yes. What do you think about this technology? It's like the zombie apocalypse where you switch people to react. This is the point of the mass hive control of people. So a whole region can be switched on. One of the technologies to do this is LED street lighting, light emitting diode, LED street lights. They can be modulated with a brain code flicker, which goes into the eyes directly as a signal straight into the cortex of the brain. Okay. Si tratta di una tecnologia che... Allora, questa tecnologia è sviluppata in modo che già con delle immagini che lampeggiano negli occhi di questi candidati manciuriani può già far partire queste azioni di questi soldati o comunque persone anche magari ignare che sono state istruite in questo modo, e diventa come una specie di zombie apocalypse, cioè loro cominciano ad agire come degli automi, come dei robot che eseguono degli ordini che magari sono stati già stabiliti. The technology for this is called Li-Fi instead of Wi-Fi. So Wi-Fi uses radio waves to send digital signals. The brain works on digital signals in the synapses of the brain, and Li-Fi can be used to transmit high frequency flicker clicks into the eye, bypassing the eyes and the ears, and go straight into the brain to tell you a command to do something. E questa tecnologia, a differenza del Wi-Fi, che può avere un'assonanza, si chiama Li-Fi e agisce con la luce che, entrando negli occhi, interagisce subito con le sinapsi del cervello e manda direttamente al cervello gli ordini, senza che passi per il decisionale. I make it clear, this does not mean they are doing it. It means they are developing the technology to do it. Ma voglio essere chiaro, questo non significa che loro questa cosa l'hanno fatta, ma stanno sviluppando la tecnologia per farla. So ultimately they can transmit optical signals which make you believe you are living in something which you are not, a complete matrix of illusion and non-reality. E quindi stanno sviluppando questa tecnologia nel quale possono farti credere di stare in una realtà a loro piacimento che però non esiste. This is partly available in a type of technology called ACIO, which is a type of Anunnaki matrix false reality technology. Questa è una sorta di tecnologia che proverrebbe da una tecnologia Anunnaki chiamata ACIO. Okay. If you notice something, you will notice there are fewer people walking about wherever you go. Only if you look at old photographs, there are always lots of people walking about in the old photographs. But in today's world, you will see fewer and fewer individual living people in any one zone. In areas where there are public meeting, okay. Se fate caso, a differenza del passato, dove se
tu ti muovevi in una certa area, c'era più gente, e se fate caso invece dove andate e le persone sono di meno. The evidence for this is in a phenomenon called the Mandela effect. La prova di questo è nel fenomeno chiamato Mandela effect. This is certain places where Nelson Mandela lived at a died at different points in history. Right? Nelson Mandela died only quite recently in this reality, but there are others who believe that he died very early in the late 1990s. Ah, questo prende le mosse dal fatto che Mandela sarebbe morto recentemente, però ci sono altre situazioni che affermerebbero che sarebbe già morto in altri periodi storici. This is the creation of a false timeline based on projected illusion. Questo è per creare una falsa linea del tempo e per creare un'illusione della realtà. Because it contains errors, so other people remember this as completely different to other people, and the two people don't understand why do you think this. It's called the Mandela effect because it has Nelson Mandela dying at two times. E quindi questo si chiama Mandela effect, non Mantella, mi ero sbagliato, Mandela effect, perché crea la falsa illusione nelle persone che un fatto sia successo su delle linee temporali differenti. There are also crucial errors in the Star Wars movie where some people believe in one of the original scenes where Luke discovers Darth Vader to be his father. There's a certain phrase which is said which is different depending on which reality you think you're in. Questo è stato già sviluppato nella stessa saga di Guerre Stellari in cui Luke Skywalker scopre Darth Vader essere il padre, ma in momenti con delle frasi che possono portare in confusione non sullo stesso momento di quando questa cosa viene compresa nel film. So people who actually lived at that time will remember as it was, but people who are living since then will remember something different. Così persone che vivevano in un certo periodo ricordano una cosa e persone che hanno vissuto in un altro momento ne ricordano un'altra. But this is not everywhere, it is only in certain places. So it is spreading out like a virus, like a fungus. Ma questo non è dappertutto stato fatto, è soltanto in alcune zone. Così questo fenomeno si sta diffondendo a macchie come un virus. This is dangerous. This is called reality management using technology. Questo è pericoloso ed è chiamato manipolazione della realtà con la tecnologia. The way to deal with this is for us to wake up and push that reality back and push it back into its box. Il modo per reagire a questo fenomeno è di svegliarsi e di mettere questa realtà dalla stessa scatola da cui è uscita. What these creatures need, they need our creative ability to create reality, our cognizance. It is like the split beam experiment. Quello che questi esseri ci succhiano, ci prendono, è la nostra abilità e la nostra creatività di creare. What did you say? It's Schrodinger's cat. It's a physics experiment. The cat is in the box, but only when you open the box do you know if the cat is alive or dead. But was the cat alive or dead until you open the box, or was the cat always dead or always alive? You don't know until you open the box. È come l'esperimento del gatto dentro la scatola. Noi non sappiamo se il gatto è vivo o morto fin quando noi non apriremo quella scatola. This is because human consciousness creates the reality. Questo perché la nostra mente crea la realtà. So, if you access human consciousness, you can get humans to create the reality you want. Quindi, that's what the predator is doing. Quindi se noi
Quindi se si riesce ad accedere alla mente delle persone, si riesce a creare la realtà e a condizionarle, ed è quello che il predatore sta facendo. So you connect us into a reality which we think is a nice reality, when in fact we are slaves in a computer with wires in our head. Quindi loro ci immettono in una realtà virtuale nel quale ci fanno credere che sia una bella realtà in cui stiamo bene, e invece a conti fatti siamo soltanto degli schiavi. This is what some people have perceived is happening with these children used in this Manchurian candidate type of thing. Questo è quello che sono riuscite alcune persone a ottenere con l'esperimento del Manchurian Candidate. They are basically wired into black goo computers and using the human brain to create this false reality. E l'hanno ottenuto con questo computer speciale, portando le persone in questa realtà virtuale. The way to stop this is to gain access to these children and get them to destroy the black goo computer. Il modo per uscire e salvare queste persone è riuscire a portare questi bambini a distruggere questo computer che gli è stato immesso nel cervello. The computer needs us to create its reality, so we make the computer's reality not exist. Il computer funziona se noi creiamo questa realtà virtuale. Se noi smettiamo di produrla, il computer non potrà più fare nulla. It's called putting the jack back in the box. È chiamato what is jack? The jack jumps out of the box. No. Circus. Jack in the box. È chiamato. E questo è il modo per poter rimettere questo stratagemma nella scatola da cui è uscito. So this is what we must begin to understand, that this technology has been given to us, donated to us as a gift. It is a potential. We must re-engineer the computer technology to work in our reality and not in something else. Quindi dobbiamo ricostruire completamente questa tecnologia che è stata data per farla lavorare nella nostra realtà, non in una realtà virtuale. One way of doing that is to engineer it using a tri-state triangular wave at three states, -1, 0, and +1, as a three-state wave instead of a two-state wave. Uno dei modi è di smettere di usare questa tecnologia binaria 0-1, ma di cominciare a usare una tecnologia che abbia tre segnali, -1, 0, e +1. So this, the technology developed like that will be on our side. This other older technology is on somebody else's side. Questa tecnologia che ci è stata data è qualcosa che viene da noi esterno, noi dobbiamo sviluppare la nostra. Allora, l'ultima domanda, ascoltatori della mia radio, Milano Babilonia Spreaker, oppure Angeli Custodi e MK Oltre Italia, volevano sapere come lei ha incominciato a studiare questi fenomeni, come è diventato così esperto e come è diventato una persona riconosciuta a livello mondiale proprio su questi argomenti. Followers of the radio Babilonia, Emiliano Babilonia, wants to know how did you begin to study these matters? Why you was so fascinated and so on? What is your history beginning? When I was very young, I asked my physics teacher about UFOs, and he says, "Oh, they're the rubbish. Do not believe." So I felt, why does he protest so much? Okay. Quando ero piccolo, all'inizio che stavo a scuola, cominciai a chiedere al mio professore di fisica riguardo gli UFO, e loro subito mi dissero che erano stupidaggini e invenzioni. E allora io subito cominciai a concentrare la mia attenzione su questa cosa, e come mai la escludessero così tanto, la bandissero. So then I started to look into the subject and I saw there was a lot of stuff happening, and then I saw my own UFOs one night. So
Così ho cominciato a studiare la materia, ho visto che c'era un sacco di materiale e più studiavo e più ne veniva fuori, e poi ho avuto il mio primo avvistamento anche. And it has led us to today's technology where people have got things inside their head, things are happening, very serious things are happening, and we must pay attention, but not be afraid. Così ho cominciato a studiare, a capire che c'erano un sacco di cose, che c'erano persone che avevano idee, che erano anche reali, fatti che gli erano successi. E però la cosa più importante non è impaurirsi, not be afraid. Not be afraid. Send the artificial intelligence loving awareness. Mandare all'intelligenza artificiale amore. Then it will feel itself and will not feel threatened. So if it is not threatened, and you are not threatened, maybe we can be friends. Così mandando amore a noi stessi, lei stessa sentirà amore e questo ci porterà a un'unione tra i due, non un allontanamento. This could be how life progresses. A lesser form of life meets a higher form of life, and the nice way to do it is to shake hands and teach compassion. And teach understanding. Una forma di vita più bassa e una più alta, la cosa migliore che si possa fare tra i due è stringersi la mano, entrare in contatto e quindi entrare in comunicazione. The less well developed form of life may feel threatened by that we would destroy it. If we help it, maybe we can teach it and we will be friends. È chiaro che una forma meno sviluppata di fronte a una più sviluppata, se non riceve amore risponderà con un odio, se invece noi ci manifestiamo con una amorevolezza sicuramente ci sarà un avvicinamento, un contatto. So we can love in peace and harmony without harming or killing each other. Quindi possiamo vivere in pace e armonia oppure distruggerci a vicenda. Allora ringraziamo Miles Johnston per la sua intervista e speriamo di rivederlo presto in Italia con dei nuovi convegni, con delle nuove conferenze. So nice to meet you. We tell you thank you very much for your interview and we hope to meet you again in Italy and we are really happy to talk with you. And thank you very much. This is very courageous. Live and learn and be happy. Grazie, molto felice, molto lieto. Imparate, vivete e siate felici.